Salve ragazzi, come state? Io sono Thriller! Thank you. E oggi sono qui perché volevo e dovevo parlare di una cosa importante che in Italia fate, ovvero guidare. Guidare in Italia. Ho deciso di paragonare guidare in Italia e guidare in America. Grazie per aver finito tutte le mie frasi. Prego. Ho delle categorie qua. Copriremo queste categorie. Cars, le macchine, le strade, lo stile di guidare, il comportamento degli autisti e il parcheggio. Prima di tutto dovete sapere che sono proprio a Roma, quindi non so se è uguale, anzi so che non è uguale in altre parti dell'Italia e forse mi trovo nel posto peggiore di tutta l'Italia per quanto riguarda guidare. Ho ragione o no? Roma? No, forse no. Dove è peggio? Forse Napoli. Non vi offendete napoletani, io amo Napoli. La prima categoria è macchine. Ci sono due tipi di macchine nel mondo, automatico e con le marce. In America guidiamo quelle automatiche, in Italia guidate quelle con le marce. Dunque, manuali, tutte le macchine hanno le marce. Quelle automatiche ce l'hanno automatiche, quelle manuali ce l'hanno manuali. Quindi, siccome sono americano, eppure ho 26 anni, ho dovuto imparare come guidare una macchina manuale. Posso solo dire che lo odio da morire ed è difficilissimo. Anzi, non è che è difficilissimo, ma è inutile. È molto più facile guidare automaticamente. Oddio, con questo commento contro tutti che guidano la macchina manuale, ora ce l'hanno con me. Quindi già questo rende più difficile per un americano come me guidare in Italia. Se voi doveste venire in America per guidare, sarebbe comunque facile perché imparare l'automatico è molto più facile di imparare con le marce manuale. Categorie numero 2, streets. Strade. Thank you. Descriviamo qualche strada in America. Larga, piatta, niente buchi, dipinto perfettamente e chiaramente, 5 corsie, tanto spazio, eccetera. Descriviamo una strada in Italia. Stretto così, eppure in questo spazio ci sono 3 corsie. Tanti buchi ovunque. È come andare a fare una giostra quando sto guidando, perché sono sempre così. Sempre corsie che non si capiscono. Cancellate tutte le strisce che non si vedono più. Poi quando finalmente ti fermi al semaforo, qualcuno viene e vuole pulirti la windshield. Il parabrezza. Il parabrezza. O una donna con una gonna fino alla caviglia vuole darti fazzolette. Fazzoletti. Fazzoletti. Allora, andiamo alla terza categoria. Stile di guida. In America, se vedi lo stop, ci arrivi e ti fermi. E aspetti un attimo. Questa macchina passa. Questa macchina passa. Non c'è nessuno di là. Non c'è nessuno di là. È il mio turno. Vado. In Italia, arrivi allo stop. Quella macchina ancora non è abbastanza vicina. E comunque non mi sono fermato neanche. Poi, parlando di spazio tra le macchine, in America almeno così tanto di spazio tra le macchine. Quando passi puoi anche salutare la persona da lontano. Invece in Italia se qualcuno ti passa puoi abbassare la finestrino, fare così e toccheresti la macchina, perché passano così vicino. Così. Per non parlare delle moto, che sono la cosa più spaventosa di tutta l'Italia, è anche l'incubo di un americano sulla strada. Sto guidando così, sembra che vada tutto bene e poi nello specchietto vedo zium, una moto che passa proprio così. Non so come fanno. Un applauso ai motociclisti. Come ce la fate? Come ce la fate? Sinceramente. Quarta categoria, comportamento degli autisti. In America spesso sono arrabbiati o aggressivi o ti dicono bim bim, cosa stai facendo? In Italia sempre sono aggressivi e arrabbiati. Poi devi mettere la mano fuori la finestra e dire oh, ando vai. Poi quando ci rallentiamo in Italia mi sa che la macchina ti sta indietro e lascia questa quantità di spazio. In America lasciamo di nuovo più spazio. Andiamo alla quinta e ultima categoria, parcheggiare. Parlando sempre di Roma, e voglio chiedere Roma precisamente perché Italia sarà diverso, Roma è particolarmente bruttissimo in questa cosa. Parcheggiare non si fa, è impossibile, ho ragione o no? Hai ragione. Non si trovano parcheggi ed è impossibile parcheggiare perché non si trovano
i parcheggi. Lo dice una ragazza romana. Sì, è vero. Non è una vittoria. Parcheggiare in America com'è? Troppo semplice, ma che divertimento c'è se c'è sempre il parcheggio? Non c'è mai la gioia del trovarlo. Che poi quando finalmente, dopo 30 minuti di girare la zona per trovare un parcheggio, 30 minuti anche se sei fortunato a volte, finalmente trovi il posto e ci vuole un'abilità rara per poter parcheggiare in quel posto che è la stessa dimensione della macchina, che poi se stai andando a reccia o marcia e prendi la macchina non ci si pensa, dicono vabbè l'hai preso un po', l'hai ma toccato, ma devi toccare, non è che devi prendere pum. In Italia anche se batti la macchina non ci si pensa, dicono vabbè, no, la tocchi leggermente spingendo nel... se tocchi leggermente da me è già un incidente, non si fa, in Italia è molto accettato. Ah no, tranquillo, tranquillo. Quindi ragazzi, mi dispiace, ma guidare in Italia per me finora, lo so che non sono bravo, ho appena iniziato, ma comunque non mi sto trovando molto bene. Però dai, lo posso imparare e posso migliorare, ci spero tanto. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, grazie e basta. Non vi chiederò di iscrivervi, non vi chiederò di mettere like, perché se non vi va, non vi va. E io che ve lo chiedo probabilmente non cambia niente. Però vi saluto e vi auguro una buona giornata. Alla prossima, è stato un piacere e... peace! Allora, le categorie che abbiamo sono cars, macchine, streets, strade, driving style, stile di guida, driver's behavior, comportamento del guidatore. Perché lo dici così? I don't know. And parking. Parcheggio. Yes.